7, ennesima segnalazione di malfunzionamento, mai più al pronto soccorso di Bassano. Europa Verde si presenta in città, tra le priorità la tutela dell'area verde di San Lazzaro. Monorotaia di Bassano, ai cittadini e turisti piace l'idea purché si rispetti il paesaggio. Domani primo giorno di scuola e i genitori si dicono sollevati per il rientro in classe dei figli. Rossano Veneto, drammatico incidente tra auto e moto, ricoverato in gravi condizioni un 17enne di Rosà. Villa del Conte, dopo i vandalismi, avvia la riqualificazione della stazione ferroviaria. Galliera Veneta, stagione venatoria al centro del dibattito di un incontro di Federcaccia. Marostica, tutto pronto per il gran finale della partita a scacchi, edizione da record. TG Bassano, buonasera e ben ritrovati. L'avete sentito questa sera in primo piano, la sanità, ennesima segnalazione di malfunzionamento all'U7 Pedemontana, protagonista questa volta il pronto soccorso di Bassano. Io non mi fido proprio più di andare a Bassano, guardi. Ed è con queste parole arrese che inizia il racconto di una telespettatrice di Rete Veneta, protagonista, seppur in diretta, di un ennesimo episodio di malfunzionamento dell'U7 Pedemontana, in particolare questa volta del pronto soccorso di Bassano. Venerdì 9 mio marito accusava dei forti dolori alla pancia e con vomito. E allora che abbiamo fatto? Abbiamo pensato di andare all'ospedale del pronto soccorso di Bassano del Grappa. Siamo stati là due o tre ore, abbiamo fatto la fila e ci hanno detto che per loro era una congestione di acqua fredda, di roba, di bevande fredde, di mangiare freddo, e che non c'era niente di particolare, di prendere la tachipirina. E ci hanno mandato a casa, insomma, ecco, così, senza accertarsi meglio da dove provenivano questi dolori addominali. Dolori addominali, però, che non hanno accennato tregua, tanto da decidere di tornare al pronto soccorso, questa volta però di Montebelluna. La notte accusava ancora dolori addominali mio marito, e la mattina ho detto: cosa facciamo? Non possiamo stare tutto il sabato, tutta la domenica senza così, in queste condizioni. Andiamo al pronto soccorso di Montebelluna, vediamo cosa ci dicono là. Siamo andati là al pronto soccorso di Montebelluna e là l'hanno tenuto sotto torchio e hanno fatto di tutto. Accertamenti del pronto soccorso di Montebelluna che hanno portato una diagnosi chiara quanto urgente. L'intestino che si è rivoltato, si è rovesciato, e adesso cercano con una sondina di posizionarlo, capito? Okay. Di posizionarlo, e se non è possibile lo devono per forza fare l'intervento. Non ci andrò più a visitarmi al pronto soccorso di Bassano del Grappa, guardi. Ed è così che un altro cittadino, l'ennesimo, perde fiducia a spese della sua salute verso l'U7 Pedemontana. Fiducia mai così importante come in questo momento di forte vulnerabilità. Fiducia che i cittadini avevano riposto a chi li ha sempre protetti e ascoltati. Cittadini che oggi pretendono risposte. La situazione nell'U7 Pedemontana continua, appunto, abbiamo visto i cittadini e noi di Rete Veneta a porre delle domande, in questo caso una che le riassume tutte. Dopo 130 giorni in cui abbiamo rivolto le nostre tre domande al direttore generale Carlo Bramezza, alla politica regionale e a voi cittadini, non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Questo ci spinge a chiederci e a chiedervi: ma allora, chi tace acconsente? Passiamo ora alla cronaca, andiamo a Rossano Veneto, ricoverato in gravi condizioni un motociclista 17enne di Rosà dopo un frontale contro un'auto. Drammatico incidente ieri pomeriggio ai confini di Rossano Veneto. Un ragazzo 17enne di Rosà, in sella alla sua moto da cross, è finito contro un'auto per poi volare violentemente sull'asfalto. Il giovane stava percorrendo una laterale tra via Biagio e via Volta quando, nell'immettersi nella strada principale, si è schiantato contro una Fiat Panda guidata da una donna. Inutile e disperato tentativo di frenata del 17enne, che non è riuscito a evitare il violento impatto contro la parte anteriore dell'auto. Immediato l'arrivo del
Suem, che a causa delle gravissime condizioni del giovane lo hanno intubato sul posto e poi trasportato con l'elicottero all'ospedale Caffoncello di Treviso, dove ora è ricoverato in prognosi riservata. Apriamo ora la pagina politica. Acqua, autonomia regionale, vicinanza ai cittadini, queste le priorità di Giuseppe Castaman, candidato della Lega in Veneto. Nel collegio plurinominale Veneto 2 della Camera dei Deputati per la provincia di Vicenza, uno dei candidati del Carroccio è Giuseppe Castaman, da poco più di un anno presidente di Viacqua, società del servizio idrico integrato. Proprio il tema dell'acqua sarà una delle sue attenzioni in caso di elezione. Tutti ci siamo resi conto che i cambiamenti climatici hanno degli effetti deleteri nel nostro ambiente e soprattutto nella risorsa acqua. Quindi il mio impegno è anche quello di valorizzare questa risorsa, far sì che ci siano realmente investimenti nel settore dell'acqua, nel settore dell'idrico. Guardi, solamente il 2% del PNR è stato destinato alle risorse idriche e devo dire purtroppo, ahimè, che pochissime risorse sono arrivate, diciamo, nella nostra regione e tantomeno nella nostra provincia, e questa è una delle mie priorità. Il dossier sull'autonomia regionale è ancora fermo sul tavolo del governo, o meglio dei governi che si sono succeduti negli ormai 5 anni trascorsi dal referendum consultivo. 5 anni sono veramente tanti, ma vorrei dire che è tutta la storia del Veneto che richiede autonomia. E i veneti sono pazienti, ma non mollano assolutamente, quindi il tema dell'autonomia per noi è ancora una priorità e deve rimanere una priorità. So che c'è molta delusione perché il tempo sicuramente non ha incoraggiato, diciamo, a portare avanti questo tema, ma noi rimaniamo fermi su questa idea. Il Veneto deve avere l'autonomia e deve essere in testa all'agenda della politica. Nella coalizione di centrodestra, nonostante la crescita di Fratelli d'Italia, la Lega vuole continuare a dire la propria, rivendicando le proprie posizioni. La sana concorrenza fa parte della politica, tanto più che avviene all'interno di una coalizione in tutti noi, dove questa coalizione vuole vincere le elezioni e governare questo paese. Però nel Veneto io aggiungerei una cosa: quando prima mi ha fatto la domanda sull'autonomia, i veneti portano la loro specificità. Io ritengo che la Lega sia autenticamente interprete di questa specificità veneta, non per dare patenti di autenticità, ma sicuramente su alcune battaglie, su alcuni temi, io penso che la nostra storia parli da sola. Per Castaman, non nuovo alla politica, viste le sue precedenti esperienze amministrative in ambito comunale e provinciale, la campagna elettorale in corso è ancora troppo lontana dai cittadini. È una campagna elettorale che, per quanto mi riguarda, ha trovato moltissime porte aperte. Però io vorrei anche dire che la politica non deve diventare solamente social, non deve diventare solamente messaggi televisivi, ma deve ritornare fra la gente. Rimaniamo nella pagina politica. Europa Verde si presenta a Bassano. Tra le priorità, la tutela dell'area verde di San Lazzaro. Europa Verde si presenta a Bassano, in uno dei luoghi simbolo della battaglia di un'intera città a tutela del verde e dell'ambiente. L'area agricola di San Lazzaro, che rischia di venire trasformata in una colata di cemento. Il movimento, che alle ultime regionali ha ottenuto un 5% delle preferenze, vuole focalizzare l'attenzione proprio sull'importanza da un canto e sulla fragilità dall'altro di un territorio ricchissimo che rischia di venire distrutto a causa di scelte prese da chi amministra la città. Non possiamo permetterci di avere amministrazioni allo sbando che non riescono a difendere il proprio territorio, perché il problema è proprio questo, no? C'è chi ha il coraggio di alzare un minimo la voce per difendere il proprio territorio nonostante il di partito, e allora quello viene depurato sostanzialmente. No, questa non deve essere la logica. Anche gli esponenti di Europa Verde chiedono proprio a sindaca e assessori di fermarsi a riflettere, di muoversi per realizzare una pianificazione d'insieme e capillare, comune a tutto il territorio bassanese e condivisa con i comuni dell'area. Una pianificazione nella quale Bassano, ottava città del Veneto, faccia da capofila. Insomma, questa è l'ennesima voce che va ad aggiungersi a quella dei cittadini. Sindaca Pavan, giù le mani da San Lazzaro. La voce del popolo è la voce di Dio. Rimaniamo in città e torniamo a parlare della monorotaia di Bassano. Sentiamo che cosa ne pensano turisti e cittadini.
La monorotaia sta per diventare realtà. La salita da Prato Santa Caterina fino a Viale dei Martiri non sarà più faticosa come adesso e abbiamo sentito cosa ne pensano i cittadini. Bene, allora, molto bene, no, anche per chi ha bambini o anche chi è disabile, ha problemi, è una buona soluzione. Quindi adesso come fa? Salita tutto adesso praticamente sì, ma metto giù il passeggino e dopo lo chiudo e torno su. È perché lei è anche grandina, se no non si potrebbe neanche fare se fosse piccola. Quando che la vedo fatta, che credo. Sarebbe una buona soluzione, cosa ne pensa? Probabilmente sì, non so, bisogna vederla. Attualmente sì, questi scalini quasi pessimi, c'è anche in discesa, per cui è un problema. È una buona idea secondo voi? Assolutamente sì, sì, così chi ha difficoltà, diciamo, si trova meglio, un po' più meglio, bene, anche un po' panoramico, penso. E anche un po' meno fatica. Sì, assolutamente. No, secondo me un po' di salute ci vuole sempre. Io generalmente sono a favore dell'attività fisica, quindi fare una scalinata fa solo che bene alla salute, però oggettivamente ci sono anche persone che hanno difficoltà e per i quali può essere sicuramente un vantaggio. Quindi, insomma, lo vedo in modo favorevole. Ovviamente con tutti i crismi del caso, perché comunque parliamo di una zona che ha un certo impatto anche paesaggistico, quindi, però io sono favorevole. Com'è questa discesa? La discesa è un po'... è meglio che la salita, è duretta. C'è il progetto per una monorotaia che aiuti, insomma, le persone un po' più in difficoltà, cosa ne pensa? Positivamente, certamente, anche perché diversi anni che ne parlano, mi sembra, no? Sembra che ci siamo. Perfetto, bene. Così veniamo più volte. Penso che sia anche una buona idea, insomma, secondo, basta che non sia invasiva, diciamo, sull'aspetto del territorio, ma insomma io non penso che sia una brutta idea, insomma. Ci stavo pensando proprio ora, specialmente per le persone malate di cuore come me, stavo pensando a metà, dico, ma ci potrebbe essere un montacarichi qui. Magari la prossima volta che torna. Sono 20 anni che vengo da queste parti. Speriamo che fra 20 anni, ma la prossima volta. Anche prima. Anche prima. Andiamo ora a Marossica, tutto pronto per il gran finale della partita a scacchi. E fa scacco matto, dopo ben 4 anni, il ritorno della celebre partita a scacchi di Marostica. Un grandissimo successo di pubblico, eventi sold out per tutto il weekend. Un'edizione record con più di 15.000 persone da tutto il mondo per una partita già ricordata come indimenticabile. C'è una grande voglia di tornare a festeggiare e voglia di tornare a vederla. Dopo 4 anni di stop, probabilmente anche il forte sentimento che lega, la tradizione che lega Marostica a quello che sa dare come spettacolo, ha sicuramente attirato moltissimo, soprattutto gli stranieri. La forza di un gran fuoco, inestimabilmente grande. Ed è così che 650 personaggi viventi tornano a raccontare la leggenda della bella Leonora, figlia del castellano, la cui mamma è decisa da una gara di scacchi. E oggi Marostica si prepara per il gran finale. Dopo il grande risultato raggiunto con sold out per entrambi gli eventi di venerdì sera e di sabato, ora ci accendiamo a vedere anche questo risultato avvicinarsi per lo spettacolo della domenica pomeriggio e della domenica sera. Oggi si concluderanno fatto tutti gli eventi riguardanti la partita a scacchi 2022 e speriamo di aver emozionato il pubblico con tutta la grande capacità dei nostri volontari, dei nostri attori, le scenografie e degli effetti speciali che soltanto Marostica sa dare. Una partita a scacchi che, come un déjà vu, riporta la città per qualche ora alla metà del 400 per raccontare una leggenda d'amore senza tempo destinata a conquistare il cuore del pubblico. La grande volontà e il grande orgoglio di tutti quanti i nostri concittadini, che poi sono i volontari della Proloco, insieme a un grande consiglio della Proloco stessa, che lavora tutto l'anno, riesce a dare delle cose inimmaginabili che da altre parti probabilmente sarebbero impossibili da riproporre. È proprio l'attaccamento e l'orgoglio a quello che è il simbolo della nostra città. Ci spostiamo ora sull'altopiano. Domani, primo giorno di scuola anche ad Asiago, vi facciamo sentire che cosa ne pensano i genitori degli studenti. Comincia di nuovo la musica, speriamo ci siano tutti i maestri, che di solito sembra un casino,
Speriamo che tolgano le mascherine e quella anche perché i bambini per apprendere. Adesso domani comincia la mia figlia più piccola, quindi speriamo vada tutto bene. Per noi è positiva perché così ricomincia e fino alle 4:30 del pomeriggio lui è impegnato, e fa le sue attività, rivede i suoi amici perché adesso arriva a chiedere ma oggi vado all'asilo, e quindi è positivo anche per loro rivedersi e stare in compagnia alle persone della loro età, perché adesso si confrontano con gli adulti e chiaramente hanno bisogno di stare anche tra loro. È l'inizio di una bella croce, cioè su e giù, la fine del rilassamento anche per noi sicuro. La tortura umana, nel senso che si ritorna alla vita quotidiana e niente, sempre ottimisti e avanti senza nessun problema, insomma. Adesso è un momento un po' impegnativo e quindi dovremmo stare un po' attenti, insomma, dai, comunque stringiamo i denti e andiamo avanti. Vanno a scuola volentieri? Vanno a scuola volentieri. Quando cominciano ad andare a scuola per noi ci riposiamo, secondo me. Perché loro vanno a scuola e noi ci riposiamo. Magari fare più vacanze, non so, ogni 8 settimane di scuola, una settimana di vacanza anche durante l'anno per diminuire il periodo estivo. Come fanno in Svizzera, Germania. Francia, esatto. Non sarebbe male per noi genitori, tanto si lavora tutto l'anno comunque, le ferie si riescono a organizzare, quindi ci potrebbe stare. Rimaniamo sull'altopiano perché si è conclusa oggi la 10ª edizione di Made in Malga. Ultima giornata di Made in Malga, 10ª edizione, tantissime persone salite in altopiano di Asiago, tantissimi acquirenti, soddisfatti anche i venditori, ne abbiamo intercettati alcuni. Matteo Marini, giovane malghese, debuttante qui a Made in Malga, come sono andate queste primissime giornate? Siamo arrivati ieri. E qui è la nostra bancherella, noi facciamo l'Asiago DOP in Malga, addosso di sotto si chiama la Malga, l'ha fondata mio nonno che qui è con Manno Olmi che veniva spesso lì in visita in Malga nostra, vendiamo il fresco, stagionato e qualche chicca diciamo del 2017-2018, sempre fa tutto in Malga. Elena Valeriani, giovanissima, sì. Con questo stand, come sta andando qui a Made in Malga? Molto bene, questo ormai credo sia quasi il 10º anno che partecipiamo, insomma da quando è il 10º anno di Malga e da quando nasce il Made in Malga noi siamo qua. È bello vedere anche il fieno qui. Sì, questo tra l'altro è fieno di montagna che una nostra dipendente quest'anno ci ha gentilmente regalato e viene prodotto questo in zona Val Sugana. Quindi qua ci affiniamo anche le caciotte. Noi abbiamo il presidio del Sofur di Stravecchio, che è il formaggio Stravecchio di 2 anni e che abbiamo dai 2 anni in avanti, abbiamo questo tipo di formaggio, si mantiene sempre bene e questo corrisponde al mangiare del benessere dell'animale che si trova in mare. E come stanno gli animali adesso? Beh, ultimamente si sono un po' ripresi gli animali, perché non erano un po' patito per causa della siccità, però si sono un po' ripresi e l'erba comincia a crescere di nuovo bella verde e anche il formaggio e anche il latte viene ancora migliore. Eraldo Polloni non è di Asiago ma di Lavarone, provincia di Trento, eppure vendete l'Asiago, come mai? Certo, perché lo disciplinare ci permette di venderlo, come nella casetta abbiamo l'Asiago d'allevo e anche l'Asiago Stravecchio, sempre prodotto della montagna, e poi abbiamo anche dei prodotti nostri del caseificio come le caciotte di Malga e del pressato fatto con latte di Malga e vari prodotti del Vesdena che produciamo nell'anno, insomma. Anche voi molto giovani? Sì, abbiamo 24 anni e ci divertiamo a fare il lavoro. Record di presenze, si parla di circa 70.000 in tutto l'altopiano nei 2 weekend di Made in Malga 10ª edizione, l'esposizione nazionale dei formaggi e dei prodotti di montagna che tornerà l'anno prossimo ancora nel mese di settembre per tenere vivo l'altopiano in tutte le stagioni. Siamo ora nell'Alta Padovana, precisamente a Villa del Conte, dopo i vandalismi, al via la riqualificazione della stazione ferroviaria.
Una settimana fa era stato oggetto di pesanti vandalismi, vetri rotti delle porte della sala d'aspetto, resi inutilizzabili tutti gli schermi informativi degli orari dei treni, imbrattate le mura con scritte e disegni inqualificabili, lasciando all'interno anche una decina di bottiglie di superalcolici. Un atto grave di inciviltà ai danni della stazione ferroviaria di Villa del Conte, denunciato anche dal sindaco Antonella Argenti. E mentre i carabinieri hanno intensificato i controlli nella zona, dal prossimo lunedì apriranno i cantieri per le opere di riqualificazione previste dalle Ferrovie dello Stato. Nei prossimi due mesi in tutta l'area saranno realizzati diversi lavori. Saranno anche posizionate luci e telecamere per garantire la sicurezza di cittadini e pendolari. A Galliera Veneta invece stagione venatoria al centro del dibattito di un incontro con Federcaccia. Una serata di confronto sul tema della caccia, di tutte le problematiche che riguardano il tema venatorio, come il calendario e il piano faunistico, quella che si svolgerà il 13 settembre alle 20.30 nella struttura della Proloco di Galliera Veneta in Viale Venezia. L'incontro è aperto al pubblico e saranno presenti tutti i vertici della Federcaccia provinciale. Questo è l'ultimo servizio, diamo ora uno sguardo alla programmazione. Questa sera tornano i grandi film di Rete Veneta alle 21.15, 39 Scalini con Robert Power e David Warner. Vi lasciamo ora alle previsioni meteo, ma prima diamo uno sguardo ai vostri sms. Buonasera a tutti.